Spettacolando TV, Andrea Rivera. Ciao, sala... ciao. Ciao. Sala 1 con The Best. The Best, IA, perché c'è Bia, è l'attrice cagna, vedi, la puoi riprendere. Tra parentesi, IA. IA. Perché è, un, è meglio di, vedi, sto in bicicletta perché per dal Garderne, così almeno sono sicuro che... certo, le... poi qui sei vicino all'Arcibasilica, eh. Esatto. Una scelta voluta. Esatto, perché... una scelta non, vo- a te non lo sapevo. Ti hanno un po'... No, adesso i rapporti, col... no, i rapporti col Vaticano vanno benissimo. Io sto tutte le sere con Papa Francesco e scegliamo, giochiamo a Burraco, giochiamo a Risico, insomma, tante cose. Francesco è simpatico. Sì, però... sì, e poi la chiesa piace giocare Risico. Non mi prendo la Bolivia, mi prendo... tutto questo, ma ritorniamo sullo spettacolo. Lo spettacolo di cosa parla? Ma no, mi stavo pensando, ma Risico, perché c'è lo Stato Vaticano? Il mio primo Stato Vaticano? Manco lì, capito? Proprio te mazzolano pure a Risico. Niente, non c'è qua. Possibilità di fare niente. Non c'è, no, pensateci italiani, non c'è a Risico manca lo Stato Vaticano, chiedetevi perché. Vabbè. Tutto questo per raccontare lo spettacolo di Andrea Rivera. Per non raccontare. No, dai, per non raccontare. No, non raccontiamolo. No, non lo dico. Non raccontarci. Sono troppo romano. A volte mi dicono, ma tu parli troppo romano. Andatelo a dire ad Alberto Sordi, che ha girato 360 film, di cui 100 in romanesco, no? Oppure Nino Manfredi. Nini, non ci lascia, lo ricordi, no? Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico misteriosamente scomparso. Ma ritornando allo spettacolo, scusami. Mi piace divagare. Quanto porti di Trastevere, del comico di Trastevere, nel tuo spettacolo? Purtroppo sempre me stesso, perché la strada la porto sempre nel teatro. Io fare, vedi, prima ti ho detto, aspettate un attimo, stiamo rifacendo la scaletta. Che vuol dire? Lei ha assistito a questa scena, è vero, no? È vero. Perché ogni sera la scaletta cambia, ma io mi rompo le scale. È un work in progress. Sì, è un work in progress. Un work in progress, sì, mi raccomando. Sì, perché lo spettacolo molto maiale, nel senso che diciamo delle maialate incredibili. No, sto scherzando, e però... lei assiste? Lei assiste a queste maialate incredibili. Questo è uno spettacolo. Infatti certi musulmani dicono, no, le maialate noi non le vogliamo, perché siamo musulmani, maiale ci piace. No, invito tutti ad avere meno paura dell'altro, perché in questo periodo... tutti hanno paura, basta che vede uno con una borsa un po' più grossa, è in metro, vero, ragione, succede un casino, ragione. No? C'ho paura di tutti. Io invece ho paura a quelli che c'hanno proprio in borsa in metro. quelli c'ho paura. Avere ancora più paura. Quelli c'ho paura. Hai ragione, Andrea. Vanno dei microchip. Senti, quelli. Ma... lei non ce l'ha, per esempio. Sei pro teatro o pro televisione? Pro strada. Mi sono prostrata all'arte vera, che è l'arte di strada. I ragazzi mi chiedono, ma magari qualcuno mi dice, ma dove vado, che scuola di teatro posso fare? Io dico sempre loro, buttatemi per strada, perché l'unica verità... Se ti dico Serena Dandini, cosa ti Serena mi ha lanciato in televisione, sono stato con lei 8 anni bellissimi, e l'ho incontrato ultimamente e ho detto, Serena, che domo qua? Perché qua la satira sulle tre manca. Cioè, i step-up comedy che fanno non mi piacciono, perché li trovo un po' troppo scurrili. La parolaccia, quando è accompagnata da una battuta intelligente, diventa battuta intelligente, rafforzativa. Ma quando la parolaccia viene usata senza battuta intelligente, è solo una parolaccia. Gabber usava le parolacce in maniera elegiaca. Una parola per definire la televisione. Andrea Rivera, come la definisci? Beh, caro Pierpaolo Pasolini, per dirla nel tuo stile, sta TV è diventata un gran porcile. E con questo concludiamo e diamo appuntamento. Non tutta la televisione. Non tutta, però... 80%. Che... per Paolo Pasolini hai menzionato un grande, sì, insomma. Sì, sì. Allora, torniamo allo spettacolo. Sei qui fino al 3 gennaio e poi riprendi dal 7 al 10. Sì, mi riposo questi 4 giorni, che c'è uno spettacolo di teatro danza, io danzerò e quindi rientro in tutto. Sì, rientro in tutto. Terzi Coreo, bravo, mi piace. Sei molto ellenica. Ticanici, Assu, Ticanici, io parlo greco. Tu non ma parli greco? Sono un po' greco, sì, lo so. Sì. Dio greco, che pare una parolaccia, però invece era una cosa che sembrava. Dio greco. Sala 1, mi raccomando. Sim, sala 1. No, direbbe no, Silva. Dai l'appuntamento a chi ci sta vedendo. Ah, un appuntamento a chi ci sta vedendo, vi aspetto qua fuori e famo due chiacchiere. Se non mi va dentro non fa niente, basta che se famo due chiacchiere. E a quelli dei social cosa dici? A quelli dei social, okay. Venite, perché, ma che tutti sti social, Rivera non è social, io sono social, parlo con, io sono social, parlo con tutti per strada. È molto comunicativo Rivera, quindi venite a vederlo. E fai gli auguri di Natale, vai. Certo, buon Natale a tutti, buon Capodanno, buona Pasqua, se ci rivedremo sta tranno. Ciao. Ciao.